Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Prima di tutto vorrei rivolgere un ringraziamento ai senatori del mio gruppo che unitamente hanno firmato questa mozione, che pone l'attenzione su tutte le forme di violenza che ogni giorno le donne subiscono in Italia e nel mondo. I dati della violenza sulle donne parlano chiaro. Più di 700 milioni di donne si sono sposate quando ancora non avevano compiuto 18 anni e di queste circa 250 milioni hanno preso marito addirittura prima dei 15 anni. Sono 120 milioni di bambine che hanno subito violenza sessuale. Per non parlare del fenomeno delle mutilazioni genitali, a cui sono costrette ancora 200 milioni di donne in ben 30 paesi, dove questa pratica è considerata una tradizione da rispettare. In Italia ogni 72 ore muore una donna vittima di femminicidio ed una donna su tre ha subito almeno una volta violenza. Qualcuno potrebbe stupirsi di questi dati, perché spesso il termine violenza viene associato esclusivamente alla sua forma più estrema, al femminicidio. Invece le forme di violenza nei confronti delle donne sono molteplici. Donne umiliate, maltrattate, lese nell'autostima o ancora ostacolate nel raggiungimento dell'indipendenza economica. Donne alle quali viene vietato di decidere liberamente e autonomamente della propria vita. Donne alle quali viene offerto del denaro per partorire e donare ad altri un proprio figlio. E qui dentro, in quest'aula, qualcuno pensa ancora che sia giusto farlo. Il parto è l'atto d'amore più grande. È il miracolo che un uomo e una donna creano. Non può essere altro. Non quello che una certa parte politica vuol farci credere essere uguale, perché vendere il proprio corpo è solo violenza, perché una donna che dà il proprio utero, signori, lo fa per soldi, nient'altro. E le conseguenze psicologiche che ne conseguono non vengono spesso prese in considerazione. E se i numeri non mentono, e non mentono, ne siamo certi, tra queste donne ci sono nostre vicine di casa, amiche, conoscenti, e ci potrebbero essere anche le nostre bambine. Gli Stati hanno il dovere di esercitare la responsabilità dovuta per prevenire, indagare e perseguire gli atti di violenza contro le donne. Gli Stati hanno il dovere di perseguire e punire i responsabili degli abusi e delle violenze. E a differenza del governo precedente, che non ha presentato nessun disegno di legge ad hoc, ma solo linee guida, questo governo, proprio ieri, ha dimostrato ancora una volta che è passato dalle parole ai fatti. Perché proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha firmato il disegno di legge Codice Rosso a tutela della donna e contro la violenza sulle donne, dato dall'iniziativa dell'Associazione Doppia Difesa. Troppe donne, infatti, nonostante le denunce, muoiono o continuano a subire maltrattamenti in attesa di giudizio. Con questo disegno di legge, invece, chiediamo un intervento immediato e diretto. Entro 3 giorni le donne dovranno essere ascoltate. La polizia giudiziaria dovrà comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato acquisite, senza lasciare discrezionalità sulla sussistenza dell'urgenza. Tra i vari punti previsti, infatti, c'è la modifica dell'articolo 347 del Codice di Procedura Penale, che stabilisce l'obbligo della Polizia Giudiziaria di comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato acquisite se riguardano delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in contesti familiari o di semplice convivenza, senza lasciare discrezionalità sulla sussistenza dell'urgenza. Vi è poi la modifica dell'articolo 362, che prevede che in questi casi di violenza domestica e di genere il pubblico ministero proceda all'ascolto della vittima del reato entro 3 giorni dall'avvio del procedimento. C'è l'integrazione dell'articolo 370, che obbliga la polizia giudiziaria a dare priorità allo svolgimento delle indagini delegate dal pubblico ministero, quando si tratta di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate, commessi in ambito familiare o di semplice convivenza. Al contempo le risultanze acquisite con l'attività svolta devono essere documentate e trasmesse in modo altrettanto tempestivo al pubblico ministero. Il disegno di legge introduce infine l'obbligo di formazione per la Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Polizia Penitenziaria, attraverso la frequenza di corsi presso specifici istituti, così da fornire al personale coinvolto in procedimenti in materia di violenza domestica e di genere. Le donne, tutte, devono essere poste nelle condizioni di cogliere il pericolo, denunciarlo e rivolgersi alle istituzioni competenti e da queste ricevere efficaci e tempestiva tutela. Quindi faccio un appello alle donne, denunciate, non abbiate paura, lo Stato finalmente cede al vostro fianco con ogni mezzo a sua disposizione. E per concludere volevo ricordare
che al contrario di quanto è stato dichiarato da chi mi ha preceduto, noi non facciamo nessun taglio. Lo ha dichiarato proprio ieri il Presidente del Consiglio Conte. Non solo nuove regole, ma anche finanziamenti. E sono già stati recuperati dal precedente stanziamento 33 milioni di euro per il 2019 per un fondo di emergenza ad hoc, coordinato dal sottosegretario alle pari opportunità Vincenzo Spadafora. E concludo. Attentiamo dunque... Importante che il decreto legge arrivi finalmente e velocemente in Senato e alla Camera, dove mi auguro, ma sono certa sarà così, verrà votata all'unanimità, perché come detto inizialmente non può esserci colore politico in queste lotte. Pertanto il mio augurio è che le donne possano ricevere maggiore tutela a nome di tutti noi. Grazie. La ringrazio.